3 gennaio, tu mi puoi pure chiamare, 3 gennaio 2023, qui, praticamente qui ci ha lavorato la buon'anima di mio nonno, qui, mio nonno, classe 1910, è nato a dicembre, a Fonti, provincia di Latina, è morto a Lugo, causa silicosi, ottobre 1966. Qui praticamente, prima di tutto, c'è una discarica, qua. E ho avuto modo di parlare di gente che ha lavorato pure qua col consorzio bonifica. Ma la cosa più assurda, che qui adesso, andiamo più avanti, praticamente c'è la discenderia del, che si ricongiunge con l'emissario che parte là, Borghingele là, col Nicola Gladio, e prosegue quasi per 6 km questa galleria praticamente a Santa Croce. Santa Croce sarebbe come un canistro, ci stanno pure i tubi. Questa è stata finita di costruire nel 1942. Guardate qui il frascame che c'è, non c'è manutenzione, nulla. Peraltro Angelo Venghi ha pubblicato anche delle foto qui, e quindi qui il pericolo, sapete qual è? Non c'è divieto d'accesso, non c'è divieto d'accesso, ecco qui, incustodito, il terreno appartiene terreno qui appartiene all'ex Arsa, ente sviluppo regionale Abruzzo, adesso fa parte della regione. Prego, illumina qui. Allora, guarda che bella illuminazione. Allora, scusa, illumina un attimo qui. Qui un magazzino demolito. Allora, cosa più assurda, che qui è incustodito, ecco qui, è incustodito. Vedete? Allora, andiamo sotto. È piano cementificato. Scusa un attimo, qua c'erano dei gradini, vedi? Aspetta, mettiti un attimo là, ferma lì. Allora, ferma lì. Vedete qui? Guarda se che ci sta. Anzi, adesso. Questa è una stanza. Una stanza qua a uso dei minatori e di tutta la manodopera. Questa è una discenderia. È stata completata nel 1942, però lunga circa quasi 6 km. Quindi questa discenderia serve per convogliare le acque da Cunicola e Claudio là sopra al centro dell'incile e da Cunicola e Claudio che partono. I primi Cunicola e Claudio sono stati costruiti dal 41-52 d.C., 12 anni. Quindi questo emissario Galleria l'hanno costruito Principe Torlonio per generare la corrente elettrica a uso della cartiera e l'altra corrente elettrica che avanza per altri enti. Allora, questa è un'altra stanza, guardate un po' sta stanza, vedete? Ecco qui, sicuramente per deposito. Andiamo qui, andiamo anche di qua. Questa è la prima stanza, prego, illumina qui, mi avvicino qui, illumina qui, e c'è un cammino, questo è un cammino, vedete? Qui c'era un coso che la corrente ci passava. E anche qui, ecco i cosi. Sì. Praticamente questa serviva tutti gli operai, perché qui ci hanno lavorato gli operai, minatori, braccianti agricoli e carrettieri, il Luco De Marzi, poi di Capistrello, Pesco Canale e Citella Rueta. Qui usciva il fumo e c'era una tubazione, mamma ne andava sotto. Ed ecco un altro caminetto, eccolo qui, salgo qui, ecco qui. Allora, questi caminetti servivano per, quando entravano qui, no? Tutti gli operai, minatori, carrettieri, via da sé, perché qui, per cacciare il coso, i rifiuti, i detriti, salivano qui, no? E quindi la maggior parte dei detriti e
E qua sarà più di un millimetro cubo, sicuramente per 6 km vado un po' il conto. Salivano sugli altri e quindi si devono asciugare. E anche quando venivano si devono spogliare. Ecco l'altro cammino. Ecco qui, avviciniamoci, prego. Illumina lì. Là ci sono dei ganci. Oh, anche qui, vedi, logicamente questi sono usurati. Questa è la soffitta. Ogni stanza, prego, mettiti là. Ogni stanza, questa è lunga, no, questa è 6 metri. 6 metri per, diciamo, 2, e questo è 18 metri quadri, 18 metri quadri circa. Quindi, giriamo da questa parte e guardate, la soffitta è integra. Il problema, allora, qui comincia a essere bagnato, comincia a esserci l'umidità, eh? Anche qui, prima non c'era, anzi adesso, l'ultima volta che sono stato qua, non c'era questa umidità. E là come sembra che è pure salita. Ecco un altro cammino. Vedete? Allora, è incustodito e come si vede lì sopra, prego, illumina lì sopra, adesso ingrandisco. E quella è stretta, quella è 1,20 m, 1,30 m. È aperto da anni, è ingustodita. Quindi, siccome qui adesso, ecco l'acqua, guardate l'acqua. Allora, illumina qui per terra, prego. Qua è umido. Ma consideriamo che se gela all'improvviso, no, viene qualcuno qui, no, scivola da qui e muore. Va lì sotto, va lì sotto. Qui c'è, in particolare, ecco qua, guarda qui, un vecchio secchio. Arrugginito, dei ganci arrugginiti, e qui questo è qualche cosa, porta qualche cosa, ma soprattutto qua c'era la corrente elettrica. Ecco qui, vede quello che ci è rimasto. Però nonostante ciò, questa è la foggina, sì, da lì a una rete, vediamo qui, andiamo da questa parte. Guarda un po' qua. E allora qui sopra c'era un'altra stanza. Qui, ecco, c'erano dei ganci. Quindi la costruzione prosegue da lì. E anche qui, questo pezzo fin sotto. Oh, guarda qui, qui è pericoloso. Guarda, qui, ma se qui gela, adesso qui non gela, io non sto solo, sto con un amico. E una persona sta solo, muore, muore, muore. Scusa un attimo, non illuminare tanto. Allora, questo. Aspetta, allora, se io sto qua con questo telefonino, no, qua non si vede. Io ho 10 decimi di vista. Arriva uno, qualcuno scivola e muore. Prego, illumina un po' qua. Illumina, illumina, prego. Ecco qua. Guardate, l'acqua ci si confonde. Praticamente adesso quest'acqua di stagna, e qui ci sono anche i cosi, illumina un po' qua, i gamberi, ecco qua, guarda, guarda quanti ce ne stanno lì, illumina lì, guarda quanti ce ne stanno, uno qui, un altro lì, guarda di là, aspetta, è di più non posso andare, comunque quello sono tutti i gamberi. Allora, quest'acqua, soffermiamoci qui, allora ci stanno i pesci, che si muovono, e qui il pesce è morto, questo è 3-4 volte che vengo qui, sempre qua sta, quindi il livello dell'acqua, illuminarla, il fondo non si vede, non si vede, perché questa è la discenderia che va sotto, però la galleria si doveva vedere, quindi, e come mai l'acqua ristagna? Sicuramente non c'è stata manutenzione, oppure è crollato un pezzo di galleria. Però qua, e chi gli dice qua, qualcuno è venuto a pescare perché qua vengono, è aperto, qualcuno viene di notte, forse pure qualcuno è andato sotto e si è morto, tanto qua, e vengono pure da fuori, da ogni dove. E qui non c'è stata la manutenzione molti anni. A proposito, per adesso l'acqua sta qui, però se notiamo qui la soffitta, guarda qui com'è molto umida, guarda, prego, qua è ancora più umido, quindi l'acqua sicuramente era arrivata qui perché chiaramente si è asciugata e quindi praticamente
Prego, campo qua, quindi l'acqua anche qui è umida, quando piove molto arriva anche fin qua l'acqua. Guardate, oh, qui ancora si vede che è umido. Vedi, scusa, illumina qui è più umido, qui invece un po' più asciutto, lì, vedi. Scusa un attimo, metti il massimo della luce qui. Guarda, quasi rischia. Vedi, si scivola, si è ghiacciata. Arriva una e che la pesca. Quindi questa deve essere necessariamente chiusa per la sicurezza della pubblica incolumità.